Ci troviamo nel reparto cure dell'hotel Torre del Barone del gruppo Mangias con il presidente Marcello Mangia e con il medico Giovanni Nobile. Oggi evidenziamo un aspetto molto importante dell'attività che viene svolta, cioè la possibilità di svolgere le cure termali anche per gli esterni, naturalmente, non soltanto per i clienti delle strutture. Già da alcune settimane questo è possibile attraverso il servizio, anche attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, e adesso chiediamo subito al Presidente Mangia un primo bilancio di questa attività anche per gli esterni, non soltanto per i vostri clienti. Sì, siamo molto contenti, proseguiamo l'iniziativa che abbiamo preso fin da un paio d'anni, cioè di aprire Sciaccamare al territorio, prima con i ristoranti, diciamo, la possibilità anche di svolgere manifestazioni all'interno della struttura, e ora abbiamo anche aperto le terme. Siamo molto contenti, abbiamo realizzato circa 250 ingressi alle terme, soddisfatti anche la popolazione locale, perché sostanzialmente sono persone tra Ribera e Sciacca che sono venuti qui, molti bambini che fanno appunto le cure che sono più indirizzati a loro, come le inalazioni. Siamo molto contenti e continueremo ora. Ci stiamo organizzando anche per questo inverno per dare il servizio, anche se gli alberghi sono chiusi, stiamo pensando di aprire uno dei reparti termali per continuare questa iniziativa. Il bilancio della stagione, e voi avete ancora un albergo aperto, oggi tra l'altro in questa domenica si svolge una prova del campionato regionale di triathlon, e qual è il bilancio appunto di questa stagione? Il bilancio è positivo, proseguiamo nel nostro percorso di rinnovamento, il Torre del Barone appunto è un 5 stelle, anche gli altri alberghi cominceranno ad avere dei lavori di strutturazione per portare sempre in alto la qualità delle strutture. Siamo contenti, abbiamo fatto più dell'anno scorso, insomma ci prepariamo alla prossima stagione, che dovrà essere una stagione in cui ci consolideremo spero faremo ancora meglio. Ecco, qual è il dato, per quello che ci può riferire, delle presenze registrate quest'anno, e quindi si è completamente superato il periodo post-Covid, e quindi si stanno raggiungendo anche i numeri della fase precedente alla pandemia? Sì, ancora non siamo ai numeri del 2019, ma come presenze, però sicuramente il fatturato è superiore, abbiamo un incremento del fatturato di circa il 15%. Sì, direi che il momento del Covid è completamente superato e l'anno prossimo ci aspettiamo di ritornare alla presenza del 2019. Dottore Nobile, cosa bisogna fare per svolgere le cure termali a Sciaccamare e che tipo di cure termali si possono fare? Noi qui pratichiamo la fango-balneoterapia per l'artrosi, le malattie reumatiche ed extra-reumatiche, e l'aerosol-terapia, inalazione aerosol, per le malattie delle vie respiratorie basse e alte respiratorie. Grazie all'interessamento del signor Mangia, cioè dell'azienda, abbiamo aperto al pubblico Saccenze e anche nell'Interland siciliano a un pubblico, diciamo, pediatrico, cosa che fino a qualche tempo fa, diciamo qualche mese fa, non c'era. E con molta soddisfazione da parte delle mamme, dei bambini che accettano volentieri fare le inalazioni, che servono a curare le adenoiditi e le tonsilliti croniche. Chi vuole farle deve solo rivolgersi al medico di famiglia? Sì, per quanto riguarda le persone adulte devono rivolgersi al medico di famiglia, per quanto riguarda i bambini al loro pediatra. E abbiamo avuto un enorme riscontro da parte di questi medici di base e pediatri, che ringraziamo giustamente per la loro disponibilità a fare e a credere nelle cure termali.